Ciao ragazzi, bentornati e continuiamo le lezioni di filosofia e continuiamo la lezione su Gorgia, che è uno dei massimi esponenti della scuola dei sofisti. Questo secondo video, dedicato a Gorgia, ci soffermiamo sull'encomio ad Elena, che è un trattato in cui Gorgia riporta la sua idea, quindi la sua teoria. Infatti, egli parla, diciamo, di Elena. E la porta come esempio per spiegare poi qual è la sua idea, la sua ideologia. Allora, Elena, moglie di Menelao, si innamora di Paride. Spinta dall'amore di Paride, lo segue a Troia, dove lì scatena una guerra molto violenta. Allora, la teoria di Gorgia si sofferma su quattro punti importanti. Egli ritiene che in realtà Elena non ha fatto una scelta libera, perché quattro elementi fondamentalmente l'hanno spinta a fare determinate scelte. La prima è il decreto degli dèi, cioè vuol dire ci sono delle forze divine che ci spingono, che decidono per noi, che decidono qual è la sorte. In questo caso la sorte di Elena e delle scelte di Elena dipendevano da quello che avevano decretato gli dèi. Il secondo punto è la violenza fisica, cioè c'è stato appunto un impatto molto violento, molto forte, che ha spinto Elena a fare delle scelte. Quindi c'è stata una violenza che ha spinto a fare delle scelte. Il terzo punto è la capacità di Paride di persuaderla, cioè di farla prendere una decisione. Quindi Paride in qualche modo l'avrebbe, diciamo, affascinata affinché lei facesse una scelta, facesse la scelta di seguirlo. E il quarto punto è la spinta della passione amorosa, che ovviamente non l'ha resa lucida e l'ha portata a fare una scelta. Quindi, cosa ne deduce Gorgia? Che Elena nella sua scelta in realtà non è stata libera di scegliere. Cioè, Elena ha fatto una scelta, questa scelta l'ha portata a seguire Paride, ma in realtà quello che lei ha fatto non era spinto dal suo libero arbitrio. Libero arbitrio significa scegliere autonomamente. Ma in realtà, secondo Gorgia, Elena non era libera di scegliere, perché ha fatto qualcosa mossa appunto dai quattro punti che vi ho appena elencato. Quindi lei non ha preso una decisione perché autonomamente ha deciso, ma ci sono stati degli elementi esterni che l'hanno spinta a fare questa scelta. In realtà, diciamo, questa teoria di Gorgia viene definita nichilistica. Nichilistico vuol dire niente. In effetti non esiste, secondo Gorgia, la possibilità di conoscere la realtà. Cioè, nichilistica indica, il nulla. Quindi, secondo Gorgia, niente può essere, diciamo, può riuscirci a farci capire e a descrivere la realtà. Perché noi non abbiamo la capacità di farlo, cioè non ci poniamo di fronte alle cose autonomamente liberi, quindi con una mente libera, tale che ci può permettere di riportare la realtà per quella che è. Noi siamo sempre comunque influenzati da forze ed elementi esterni. Inoltre, Gorgia si sofferma su come sono nate le parole e su come sono nati i sinonimi. Cioè, Gorgia, avendo anche lui, appunto, venendo dal filone dei sofisti, dando grande valore alle parole, si chiede come mai alcune parole abbiano avuto il potere di essere attribuite ad una stessa emozione, cosa, oggetto, per un'intera comunità. Quindi come nasce una parola? Una parola nasce perché a quella parola attribuiamo tutti lo stesso significato. Ma considerando che le parole hanno più significati, quindi una stessa parola può significare più cose, allora Gorgia dice: ecco perché arrivano i sinonimi, perché quella stessa parola può significare più cose. Ecco perché, diciamo, conferma la sua teoria. Quello, qualunque cosa io veda, non la posso definire con una sola parola, potrò definirla con varie parole. Ecco perché è necessario avere diverse parole e dare un senso diverso alle parole. Allora, detto questo, io oggi vi introduco tre parole nuove. La prima è soggiogata. Soggiogata vuol dire sottomettere, soggiogare vuol dire sottomettere. Quindi, in qualche modo, anche con la dialettica noi riusciamo a soggiogare, cioè a sottomettere, a far cambiare idea, a volte a intimorire con i modi di fare. La seconda parola è mossa, cioè vuol dire
movimento, qualcosa che muove, perché io vi ho detto, Elena è stata mossa da un sentimento. Il concetto di mossa, di muovere, indica non solo il movimento fisico, ma qualcosa che ci ha scosso, che ha creato un'idea diversa in noi e ci ha fatto fare un movimento diverso, quindi ci ha mosso qualcosa e ci ha spinto a fare. E la terza parola è decreto. Con decreto vuol dire un ordine, quindi il decreto degli dèi è un ordine degli dèi. Quindi ragazzi, vi ricordo sempre di utilizzare le parole nuove anche nel quotidiano. Arricchiamo il nostro vocabolario, cerchiamo di renderlo sempre più ricco, appunto come ci ricordano i sofisti, perché le parole sono molto importanti, ci aiutano ad esprimerci al meglio. Mettete mi piace se vi è piaciuto questo video, condividete, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci sui social e vi raccomando sempre, scaricate le mappe che trovate sotto i video, ascoltatele con gli audio e utilizzate le mappe come è meglio per voi. Quindi coloratele, scrivete quello che volete, mettete a fianco delle foto, quello che preferite. L'importante è che siano degli ottimi strumenti compensativi che vi permettono di fare un discorso autonomo. Grazie ragazzi, vi aspetto al prossimo video. Un bacio!